Mister, partita perfetta, loro solo un tiro in porta sul gol, un'occasione nel secondo tempo, ma Varese non ha sbagliato praticamente nulla. Sì, sono d'accordo, stasera abbiamo giocato un'ottima prestazione, sia nel primo tempo che nel secondo tempo. La partita è andata come l'avevamo preparata, direi che i ragazzi sono stati veramente meravigliosi e si meritano questo successo. Due vittorie casalinghe, c'è un'analogia tra quella con il Bari e questa? No, ogni partita fa storia a sé, l'unica analogia è che noi giochiamo sempre per vincere, qualche volta ci riesce, qualche volta non ci riesce, ma la nostra mentalità, penso che si è vista anche stasera, è sempre quella di giocare la partita da protagonista, attaccare in avanti, non accettare il pareggio come risultato scontato, ma cercare sempre la vittoria. Questa è la nostra mentalità, lo sarà sempre, lo sarà anche la prossima partita col Catania, andremo a Catania per giocarcela, per cercare di vincerla e poi vincere al migliore. Scelta di Miracoli è stata azzeccata? La scelta di Miracoli oggi è stata obbligata, perché avrebbe giocato Lupoli, però come si dice, a volte anche il caso ci mette il suo zampino. Comunque non c'è stato nessun problema nella scelta di Luca, è un ragazzo che io non conosco solo da quest'anno, conosco da sempre, ho grande fiducia in lui, nei suoi mezzi, si allena sempre benissimo col sorriso sulle labbra e poi è un uomo abituato a fare gol, quando uno è abituato a fare gol fa sempre gol. Diciamo che i Miracoli non vengono mai da soli. Sì, è una battuta, però diciamo che questo non è un miracolo, questo è frutto di un lavoro, perché i miracoli, ho già detto un'altra volta in una battuta che non voglio ripetere chi li fa, però io non credo nei miracoli, credo nel lavoro, credo nel gruppo, credo negli uomini, credo nelle persone, e quando tutte queste componenti si uniscono viene fuori una squadra. In questo caso il miracolo. Un Varese che sta crescendo. Sì, un Varese che sta crescendo, ma da diverse partite. Ma secondo me aveva fatto bene anche a Bologna. Ci avete massacrato per la partita di Bologna. Sì, io ci ritorno perché è troppo facile attaccarsi solo al risultato, valutare una prestazione solo per il risultato. Invece noi siamo andati a Bologna, abbiamo fatto il primo tempo benissimo, abbiamo giocato alla pari con una squadra di categoria superiore, abbiamo commesso un errore, abbiamo preso un gol, abbiamo sbagliato due gol noi, poi il secondo tempo due episodi ci hanno un po' condannato, però io valuto sempre le prestazioni nell'ambito della prestazione, non solo del risultato. È chiaro che poi più i risultati, vincere aiuta a vincere, questo è fuori discussione. Okay. Ci sarà un bel abbraccio con una persona con cui lei ha lavorato tantissimo tempo. Sì, sicuramente rivedrò Beppe con molto piacere, è la prima volta che ci sfideremo da avversari e sarà affascinante, penso. Noi andiamo là per giocarcela, loro sicuramente ci metteranno tutto quello che hanno dentro per poter vincere, come giusto che sia, conoscendo poi il temperamento di Beppe, e penso che ne verrà fuori una bella partita. Comunque sono molto contento di poter andare a giocare contro di lui.